Buongiorno e bentrovati a tutti. Oggi vediamo come riparare un frigo portatile a celle di Peltier da 12 volte 55 watt. Questo tipo di frigoriferi possono essere alimentati a 12 volt perché contengono appunto una cella di Peltier, cioè un componente che, se alimentato a 12 volt con un consumo di 55 watt, riesce a generare caldo o freddo. Ma prima di procedere oltre, non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie. Una cella di Peltier è un componente elettronico che è in grado di convertire il calore in corrente elettrica, in energia elettrica, e viceversa, se collegato ad una fonte di energia elettrica, nel nostro caso 12 volt, è in grado di generare sulle sue facce, su un lato il freddo e dall'altro il caldo. Invertendo i due poli di alimentazione accadrà il contrario. Tanto maggiore sarà il freddo generato su una facciata, tanto maggiore il calore sull'altra facciata. Per questo, per creare un frigo box, sarà necessario ovviamente raffreddare la faccia più calda per consentire a quella fredda di avere un maggior potere di raffreddamento. Nel nostro caso, infatti, vedremo si utilizzano, oltre a delle alette di raffreddamento, anche delle ventole che portano via l'aria calda per favorire il processo di raffreddamento. Inoltre, è presente un circuito, un interruttore, che consente di switchare tra caldo e freddo, per cui potremmo anche riscaldare le nostre bevande semplicemente invertendo i poli del nostro connettore di alimentazione 12 volte alla cella di Peltier. Questo tipo di frigoriferi sono anche dotati di un alimentatore 12 volt 4-5 A per poterli collegare in casa direttamente alla 220. Ma veniamo all'atto pratico, al nostro frigorifero da riparare, che a detta del proprietario si è trasformato in un barbecue facendo fumo dalle ventole di raffreddamento poste nella parte superiore. Questo è il pannello di controllo dove possiamo collegare la 220, quindi ci sarà un alimentatore interno, oppure la 12 volte, e selezionare caldo o freddo. Per quest'ultima funzione sono presenti due LED, uno rosso e uno verde, che ci informano dello stato del frigorifero, frigo o scaldavivante. Inoltre è presente un selettore di funzione eco per risparmiare corrente elettrica, modello ES Outdoor da 55 watt, che sono i watt assorbiti dalla cella di Peltier. Andiamo a smontare la nostra porta superiore che contiene tutto il circuito. Sfiliamo il pannello posizionandolo ad un certo angolo e tirandolo verso l'alto. A questo punto, una volta libero, lo poniamo sul nostro laboratorio e andiamo a vedere le viti presenti per svitarle. Senza dubbio il pannello di comando avrà delle viti nascoste. Tiriamo via questa plastica di copertura e andiamo a svitare le viti che tengono bloccati i connettori di comando. Fatta questa operazione, andiamo a rimuovere con delicatezza la guarnizione in plastica che isola il coperchio dal contenitore. Sotto troveremo altre 4, 5, 6 viti che dovremo andare a svitare per accedere al pannello interno. Una volta avuto accesso ai componenti elettronici, l'occhio cade immediatamente su questa scheda di controllo dove ci sono due diodi completamente bruciati che probabilmente hanno creato quella cortina di fumo detta del proprietario. Questi due diodi servono per alimentare o da parte dell'alimentatore 12 volt o da parte dell'alimentazione 12 volt esterna la ventola di raffreddamento, e quindi è necessario andare a verificare che non ci sia un cortocircuito proprio sulla ventola di raffreddamento, altrimenti bruceremo anche i nuovi diodi sostitutivi. Quindi con un tester sulla portata continuità vado a verificare il connettore di alimentazione della ventola che non sia in cortocircuito. Successivamente vado a dissaldare con l'apposita pistola dissaldante i vecchi diodi bruciacchiati e li rimuovo completamente dal circuito stampato. Per scrupolo vado a verificare che la mia cella di Peltier funzioni correttamente.
Quindi rimuovo la letta di raffreddamento svitando le due viti poste superiormente. Sotto questa letta c'è una pasta conduttiva che andrà poi ripristinata. Vado ad alimentare a 12 volt la cella di Peltier con il mio alimentatore 12 volt 4-5 ampere e vediamo se la cella scalda nella parte superiore, il che corrisponderà ad un raffreddamento nella parte inferiore del contenitore. Come potete vedere, la cella di Peltier scalda perfettamente, si sta scaldando, è arrivata a 100 gradi. Con lo stesso alimentatore sui 12 volt vado a provare i connettori della ventola di raffreddamento se funziona. E a questo punto, scongiurata la presenza di cortocircuiti sulla ventola o sulla cella di Peltier, posso andare a rimontare dei nuovi diodi 1N4007. Una volta effettuate tutte le saldature, sono quasi pronto per effettuare un test di prova generale. Alimento il circuito tramite l'alimentatore 220 volt interno, dando tensione. Vedo che si accende il LED rosso per il riscaldamento, ma non si accende il LED verde che evidentemente, dopo aver verificato la presenza di tensione ai suoi capi, risulta effettivamente guasto e quindi decido di sostituirlo con un LED, però stavolta di colore blu, che mi sembra anche più attinente al freddo. Fatta questa ulteriore sostituzione rispettando la polarità del LED di anodo e catodo, il circuito sembra funzionare perfettamente. Per scrupolo collego anche una fonte di alimentazione 12 volt esterna del mio alimentatore e verificare che il frigo funzioni anche in questa modalità di 12 volt esterni mi fa pensare che posso rimontare con successo tutto il mobile. E una volta montato, rieffettuare un collaudo. Rimontato il tutto, constato che tutto funziona perfettamente. Bene, amici, a me non rimane che ringraziarvi per la visione, invitarvi a mettere like e iscrivervi al canale. Io vi lascio allo schema elettrico e nel frattempo proseguo il mio collaudo con una freschissima birretta. Ciao e alla prossima.